Io ti posso dire che se non ci fosse stato il Covid, tu lo staresti già giocando. Salve ragazzi e benvenuti anche oggi qua sul canale per un nuovo video. Oggi veramente un video a sorpresa. Infatti guardando un VOD in realtà di una live di Wesa Channel, spero conosciate questo canale, che ultimamente parla molto di videogiochi, ma in realtà nel passato, negli ultimi anni, da quando lo seguo, 3 anni, ha parlato di tantissimi argomenti. È venuto fuori in una live appunto con Fossetti, che per chi non sapesse chi è il caporedattore di EveryEye, una chat che tra l'altro verteva su tutt'altro argomento, quindi in realtà verteva su un discorso della critica degli influencer indipendenti, non indipendenti, un video molto interessante, anche tutta la discussione è molto interessante, ma negli ultimi 5 minuti, nei saluti finali, è venuto fuori qualcosa su Elden Ring. Vi metterò alla fine del video questa piccola clip e spero vivamente che non me ne voglia Wesa per se io ho registrato questo minuto finale. D'altronde comunque è anche un VOD pubblico, quindi se volete potete andarla a vedere sul suo canale Twitch tra i video, tutto il video. Ma è venuto fuori appunto questo scambio di battute e Fossetti ci ha dato delle informazioni in più che fino adesso sono state 0 su Elden Ring. E qui possiamo speculare quindi su una possibile data di uscita. Interessante. Interessante perché questo è uno dei giochi che attendo di più per l'anno prossimo. In realtà, questo già si sapeva, il gioco sarebbe dovuto uscire quest'anno. Questo è noto, anche se di fatto nessuno ha mai visto, a parte chiaramente le testate giornalistiche, né uno screenshot, né un video, né un gameplay, niente, solamente teaser trailer di cui ovviamente non si capisce niente. Però, da questo scambio di battute, veniamo a sapere che in realtà questo gioco doveva uscire adesso, quindi in questo autunno, per colpa del Covid non è stato così, la parte di polishing, di ripulitura è saltata, ma il gioco ha finito lo sviluppo. Quindi mancava solamente il polishing, quindi quei 6-8 mesi tipici per un progetto di quel genere. Infatti, parole sue, ha detto avremmo già dovuto giocarci, quindi adesso dicembre potevamo già giocarci, se il 2020 non fosse stato il 2020. Questo ci porta a poter speculare chiaramente su una data di uscita. Io immagino a questo punto, dato che si parlava anche di finestre di lancio, ovviamente le due finestre di lancio migliori per i videogiochi sono primavera e autunno, quindi tra febbraio, marzo, aprile e poi chiaramente ottobre-novembre. Questi sono commercialmente parlando i migliori momenti e il migliore momento in assoluto chiaramente è ottobre-novembre, per tutta una serie di motivi che poi magari in altri video farò un video specifico, anche se sono intuibili il perché, però c'è ovviamente un motivo. Questo cosa ci porta a immaginare? Che se le cose dovessero andare come devono andare, è probabile che questo gioco possa uscire in primavera. Io immagino al massimo a maggio, perché chiaramente già giugno è un pessimo mese, ma anche maggio non è un granché, quindi sicuramente non in estate. Se dovesse uscire una data sarebbe per prendersi tutto il tempo possibile, aprile, fine aprile, massimo inizio maggio. Oppure scavallerà e uscirà a settembre-ottobre, massimo novembre del 2021. Per quello che è uscito fuori dalle sue parole, chiaramente questo è emerso. Quindi sono in ritardo di 6-8 mesi e che se shiftiamo questi 6-8 mesi andiamo a finire o in primavera, tarda primavera, quasi estate, o chiaramente se non ci arrivano, se continuano i problemi di Covid e quant'altro, settembre-ottobre-novembre massimo. Però almeno siamo abbastanza sicuri che dovrebbe uscire l'anno prossimo, perché non era detto, ragazzi, non si è visto niente, ancora non si è visto niente, quindi vi lascio questo minuto dove anche Wesa rimane molto colpito perché chiaramente non avendo nessuna notizia alle persone comuni, zero comunicazione da parte di From, non si è saputo assolutamente nulla. Chiaramente se dovesse effettivamente uscire in questa primavera,
quindi fra 5-6 mesi massimo, questo vuol dire che entro, credo, gennaio dovrebbero tirar fuori un po' di comunicazione. Chiaramente non è che cominciano il marketing e la comunicazione un mese prima, 2 mesi prima, devono iniziare almeno 3-4 mesi prima, quindi se per gennaio, fin tutto gennaio, non fanno sapere nulla al pubblico, e allora probabilmente uscirà in autunno. Altrimenti c'è una buona probabilità che possa uscire anche questa primavera, quindi molto molto bene. Quindi vi lascio questo piccolo clip e insomma scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Io mi ha migliorato, diciamo, questo, questo pre-Natale, questa piccola notizia, scovata, diciamo, per caso nei meandri dell'internet. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo sempre ogni giorno qua sul canale, quasi ogni giorno, per notizie sul gaming e qualcosa su Cyberpunk, che ormai però si sta esaurendo, quindi aspettatevi altri 5, 6, massimo 10 video su Cyberpunk e poi penso che non lo tratterò più. Alla prossima, ragazzi, e una buona giornata. No, io posso dirti, ma forse te l'avevo già detto, non so se ci eravamo Non me visti lo ricordo. o sentiti. Io ti posso dire che se non ci fosse stato il Covid, tu lo staresti già giocando. Merda? Serio? Se, molto serio. Ma è il 22 dicembre? Da un po'. Lo staresti giocando da un po'. No. Quindi il... scusa se mi attacco la Sì, cosa. sì, sì, sì. Il No, problema non è la fase di sviluppo o è la fase di sviluppo? È oculatezza a per il questo punto. lancio. Sì, assolutamente. Considera che comunque il Covid è partito a marzo, quindi, cioè, facciamo finta che siamo a dicembre. Sono No, facciamo mesi. finta. Siamo a dicembre e considera ci sono 8 mesi che gli hanno. Di polishing che sono spariti del tutto, che avrebbero potuto fare, non hanno potuto fare, quindi non è stato più il caso poi di Rinfrescami proseguire. la memoria, scusami Francesco, quando è che sono iniziati i lavori di Elden Ring? Oddio, allora l'annuncio in realtà secondo me è arrivato 2 anni e mezzo fa, una cosa del genere, ma quando ancora si chiamava Project Great Rune. Io la prima volta che ho sentito, il primo screenshot che mi è stato fatto vedere, che era una roba senza texture, era 4 anni fa, abbondanti. Quanta speranza, quanta speranza. Mi hai dato molta speranza, non so perché mi hai dato molta speranza. Sei ottimista, Francesco? Io sono ottimista. C'è fiducia. C'è fiducia. Poi dipende, tu vorresti qualcosa più in linea con i Souls o più in Te linea lo con... sai, io vorrei qualcosa di Soulsian, cioè io vorrei in pratica la nuova IP, ma che è Dark Soulsianissima. Sii felice, Amici, godi, allegrati. buon Natale amici, buon Buon Natale a tutti quanti. Natale.